Finn, sei qui? Era in fondo a quella sala. Cassa dell'underground. Finn deve essere qui in giro. La vittoria al concorso, il nostro convertitore esposto. Eravamo così fieri. Finn, andiamo. Dobbiamo risolvere la questione, io e te. Il progetto è lì. Devo seguire il corridoio. Avanti, lumaca! Voglio vedere il nostro progetto, prima di diventare vecchia. Arrivo, arrivo. Ehi, dove ci hanno messo? Ho la mappa del museo nel telefono. Il nostro progetto è in una temporanea all'ultimo piano. Voglio vedere i nostri nomi sulle etichette, come veri scienziati. Oggi, il Museo della Scienza Oscorp. Domani, i più grandi musei del mondo. Da oltre mezzo secolo, gli scienziati progettano insediamenti umani in ambienti... Quello voglio chiamarlo Howard. Un giorno, tocca a te. Potremmo vedere Leviatano. Pesci, pagliacci. Adoro. O persino minacciosi lufi. Quando arriverà Rick? Ha mandato un messaggio, stava per prendere la metro. Quindi un tempo variabile tra i 30 minuti e le 2 ore? Più o meno. Ecco l'ascensore. La temporanea è al piano di sopra. Ma prima curiosiamo in giro. Piacevole svegliarsi tutte quelle volte nel faro della notte. Tuo padre è stato gentile a portarci. Se avesse acceso le sirene, saremmo arrivati anche prima. Avete i biglietti per la temporanea? Oh, credevo che avendo partecipato non avessimo bisogno del biglietto. Invece sì, e sono finiti. Non potete salire. Grazie lo stesso. Ok, quindi come entriamo? I biglietti sono finiti, sentito? Sì, ma vedi quella porta? Dietro c'è un corridoio che gira intorno all'ascensore. Ma non possiamo. Ti piacerebbe? Dobbiamo. La mostra finisce domani, è la nostra ultima occasione per vederla. Chiusa. Conosco le serrature di quel tipo. Si aprono quando vengono illuminate. Le torce dei cellulari potrebbero funzionare, ma è troppo lontana. Idea. In
Infiliamo una superficie riflettente sotto alla porta. Deve riflettere la luce. Qualcosa di mutevole sarebbe l'ideale. Mutevole? Cioè che cambia forma? I miei complimenti per la tua proprietà di linguaggio. Smettila. Oscorp, ispirato agli attuali modelli lunari, può muoversi in autonomia o con un pilota lunare. È pensato per trasportare minerali e localizzare fonti d'acqua. Serve un oggetto riflettente. Qualcosa che passi sotto alla porta e che possiamo orientare. Immagini guidare questo coso sulla quinta. Largo, toglietevi, pedoni! Non ci aiuterà a superare la porta. Perfetti per una serratura fotosensibile. Ora ci serve qualcosa da passare sotto la porta. Qualcosa di lungo e piatto. Cosa potrebbe essere? Dove sono cresciuto? Infatti io venderei la macchina. Dello scorpio. D'ora in poi cerchiamo di essere super furtivi. Io sono una maestra dell'inganno. Lega a memoria di forma. Posso modificarla con l'app del museo. Questa roba è pazzesca. È metamateria. Ci siamo. Prendila. Non farti vedere. Andiamo. Oh, ehi, scusa. Tranquillo. Attacco l'adesivo. È ora di aprire quella porta. Gli strumenti esterni comunicano direttamente con il computer nel modulo di comando. Potremmo partire da quest'idea, ma con un'interfaccia neurale. Però rischiamo un sovraccarico del sistema. Ma non se lo integriamo nella rete complessiva da più punti d'accesso. Pensi di farcela? Con la calma dei forti e litri di caffè, sicuro. Per il caffè offro io. Bel lavoro, Peter. Non potrei farcela senza di te. È ora di tornare al laboratorio. La pausa pranzo ormai è finita. Doc, mi dispiace, ma devo prendermi il pomeriggio libero. È un'emergenza. Ancora? Peter, è successo qualcosa? Hai qualche problema a casa? Puoi parlare, lo sai? No, va tutto bene, ma devo andare, mi dispiace. Tranquillo. Il lavoro può aspettare, non c'è fretta. Grazie, Doc. Integrazione con la rete. Quel ragazzo è un vulcano di idee. Museo della Scienza Oscorp. Norman non costruisce niente senza farsi pubblicità. Non so se questo sia geniale o molto, molto stupido. Quando avremo un laboratorio tutto nostro, voglio chiamarlo così. Geniale o molto, molto stupido. Ricerca e sviluppo per tutti. Penso io alla luce. Dimmi quando l'adesivo è puntato verso il sensore e l'accendo. Non ci guarda nessuno. Facciamo in fretta. No, aspetta.
ci siamo. Riproviamo. Sì, ha funzionato. È stato incredibile. Mi mancheranno queste pazze avventure con te. Ma di cosa parli? Pronto? L'anno prossimo sarai alla Brooklyn Visions, io no. Guarda che non parto per Marte. Ci vedremo lo stesso. E gli impegni? Non così impegnato. Avrò sempre tempo per noi. Promesso. Ok. Ma però ora basta con le smancerie. Andiamo di sopra. Ehi, Pop! Ehi, Mike! Salve, signor Davis! Ti saluta Finn. Vi state divertendo? Fate una foto del progetto, mi raccomando. Dai, papà, non è niente di che. Invece è importantissimo. Ok, ok, gli faremo una foto. Ciao, papà. Ci siamo, il nostro progetto è in fondo. Il convertitore sarà collegato. Altrimenti sarebbe inutile, no? Ma ha bisogno di biomassa. Potrebbero usare un cestino dei rifiuti. La Oscorp finanzia delle ricerche da sballo. È il tuo sogno. Scienziata alla Oscorp. Nah, non sono tipo da grande azienda, ma ricerca e sviluppo mi piacciono. Non c'è fretta, non ci veniamo spesso. Il nostro progetto. Oh, 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 ehi! Non ci posso credere. Due veri e propri scienziati di successo. Non avevamo idea che fosse esposto qui. Serve il biglietto. Come sei entrato? Con il biglietto. E voi, invece? Non importa. Venite qui. Ci vuole una foto. Devi esserci anche tu. Ci hai aiutati a farlo. Ok, ok. Bene, bene, bene. Fatti là. Perfetto. Dite a Lely. Non lo dirò mai. Devi starmi a sentire. Ho smesso di darti ascolto. Devo dirle del reattore, ma non mi ascolta. Non deve seguire Tink! Parla veloce! Andiamolo!
amo! È il mio museo preferito! Così è troppo veloce! Sei? Vicino a casa tua. Sto cercando un rifugio. Vai alla bodega di Teo. Arrivo subito. Ok, verremo tutti al sicuro. Devo liberarmene prima di tornare ad Harlem. Tornare ad Harlem, subito, prima che Finn distrugga il reattore. Yankee, aggiornami. Come procede l'evacuazione? Male. La Roxxon e l'Underground sono ovunque. Sembra una guerra. Stai bene? E mia madre? Siamo arrivati con una decina di persone, ma siamo... Ti ricevo male. Dove siete? Genki! Se mi senti, sto arrivando! Resisti, amico mio! Tieni duro!